Tra virgolette ingiustificato. Sandro fa parte, diciamo, del gruppo. Ad onore, sì. Però no. Comunque ascoltami, vabbè, Paolo però non si sarebbe giustificato, però dopo tre la giustificazione. Sì, sì, sì. Ma io parlo di persone un'altra, davvero, che tipo da 5-6 anni che non versano una quota, che nessuno ha potuto. Sì, sì, cioè, se ci sono delle persone che magari è da 2 anni che non la rinnovano, altro, cioè, sarei un attimino, come dire, da quando hanno fatto la prima fondazione questi esatto, sono già tipo 7 anni. Ah!
giornata. In particolare vorrei ringraziare Dalio Calimani della comunità ebraica di Venezia per la sua presenza, Cristina Poletti dell'Ampi Provinciale, Enrica Berti di Ampi Sette Martiri, Mara Rumiz di Emergency Venezia. Sai, con uno speciale sarcastico accanimento, Associazione Nazionale Putiniani d'Italia, scioglietevi perché i partigiani non ci sono più. Sentiamo ancora un attimo che vedo Careghe che si muove in fondo. Italia, è sempre stato il più infelice schiavo della terra, perché casa d'altroia ci ha portato catene, bastonate, fame, guerra. Noi campiamo da servaggi per pagaie e appannaggi, pesti egoisti, noi stiamo in croce come tanti cristi. Ti ricordi quanto che avevo messo andare su sto tocco detto insieme a far all'amor? Thank you.
Questo luogo, che è un luogo di residenza, sta o si vuole farlo diventare un luogo di residenza turistica. La cosa che più ci indigna è che ci sono famiglie che vivono e che vengono invitate, caldamente o freddamente, ad abbandonare la propria residenza, la propria casa. Eccolo qui. Paolo, vuoi dire due parole? Sì. Allora, è bellissimo essere qui, è bellissimo che ci sia una mostra, che ci siano così tanti veneziani, e, insomma, tutti riuniti. Era da tanto che non vedevo una cosa del genere. Sì, bellissimo. Devo dire, posso essere anche un po', non sarebbe giusto, però ha un buonissimo occhio fotografico. Perché non è una promessa, ma è quel che sarà. Domani è sempre, sempre vivrà, sempre vivrà. Perché non è una promessa, ma è quel che sarà. Domani è sempre, sempre vivrà. San Piero e Sant'Anna di casa nostra, noi altri siamo voce, siamo corpo, siamo sangue e memoria di sti posti. Gli amministratori, i nostri amministratori, guarda ma non vede, ascolta ma non sente, parla ma non dice niente. Noi altri sti posti vogliamo per viverli tutti insieme. E ogni volta da chi manca pochi, ma noi altri faremo di tutto per fermarli. Noi siamo cittadini, noi siamo voce, siamo popolo. Voi guardate, ma non vedete, ascoltate, ma non sentite, parlate, ma non dite. Noi lo vogliamo per viverlo tutti, voi lo volete per usarlo per pochi. Noi siamo cittadini, noi siamo voce, siamo corpo, voi guardate ma non vedete, ascoltate ma non sentite. Parlate, ma non dite. Noi lo vogliamo per viverlo tutti. Voi lo volete per usarlo per pochi. Mettile nel gruppo qualche bella foto, quando fai le foto di San Pere.